chiamano in coscienza, perché noi vogliamo riunire tutti quelli che in Italia hanno coscienza di questo e vogliono fare qualcosa per loro. E fuori dall'Italia che cosa? Di fronte agli Stati Uniti, che rispetto a studi ancora più recenti pubblicati proprio dal titolo Shostakovich, hanno un numero di basi superiore a quanto si pensava, ormai si parla di circa 1000 basi di installazioni militari nel mondo, chiaramente in funzione di accerchiamento poi delle potenze emergenti, cioè Russia, Cina. Bene, bisogna costituire un fronte. Allora qui sia chiaro che per noi non è che andiamo a fare il trattato di alleanza con Putin, non siamo niente per faccia sottare così bello, ma nella nostra visione generale Russia, Cina, Svizzera, ogni anche Stato nazionale che voglia difendere la propria indipendenza, qualunque sia, noi lo sosteniamo, bisogna fare una resistenza, e qui lo dico, e non sono propenso assolutamente, anzi reagisco alla retorica, ma qui lo stiamo dicendo in una sala storica, se ricordo bene era la sede del fascio, poi liberata dai partigiani. Lo diciamo nella Milano di Alessandro Vaia, che è ancora nel cuore, una biografia incredibile, di pesce, medaglia d'oro, la resistenza. Oggi è nuova, però dobbiamo essere consapevoli che in gioco, cioè quello che era in gioco allora, quando dicevano che cosa si combatteva per, non solo per la propria salvezza, per evitare di essere sottoposti a un regime nazifascista, per la libertà, per valori superiori in ogni campo. Di nuovo ci troviamo in questa trincea, la resistenza, lo diciamo da Milano con forza, ricordando, ripeto, senza retorica, figure come quelle incredibili che ha dato Milano alla nostra resistenza. E speriamo che ancora oggi venga da Milano forza per la nostra battaglia. Una cosa.
buttare anche una tazzoncina con i tedeschi, e ha salvato la pelle. A chi erano costoro? Chi erano? Erano tutti il Signore, eh? Erano diversi da noi, bestie. Sta parlando di giganti, ma la loro natura romana non era divina. E quindi tutte le cose che abbiamo sentito qui oggi, quando usciamo da qui, portiamole con noi, cercando di capire, soprattutto i più giovani, che cosa intendiamo fare della nostra vita. Io mi appassionerò almeno a 22 mutande che corrono dietro al mestiere di Roma, e mi appassionerò di più a un centro di assistenza di noi, oppure alla questione della guerra, perché è quello che ho detto prima, i 100 milioni si riferiscono a circa 2 punti di PIL che ha chiesto di poter rubare, 2 interi punti di PIL. E l'ultima faccenda per Milano, portatela pure fuori da qui, questa è la posizione, da qui non ci sono le guerre, l'ho spiegato ai bambini quando ho avuto l'incontro con loro, c'è la guerra. La guerra è quella contro la quale noi siamo. La Russia è accerchiata. Non si può certo dire che vada a fare la guerra con la Russia. Io, quando sento che Palmira viene liberata, applaudo. Applaudo. Applaudo perché le milizie piazzate, le milizie del Raïs, il dittatore, un esercito di leva che non si è comportato come il nostro, quando era giustamente rotto, dopo che il re è fuggito, dopo che l'8 settembre mio padre aveva paura che gli rubassero le scarpe in Sardegna, bersagliore e anche paracadutista della fuga. Era in rotta il nostro esercito. Loro in 5 anni hanno saputo tenere duro, altrimenti il presidente a quest'ora aveva già fatto la fine di Gheddafi. L'avrebbero abbandonato perché la condizione è micidiale, persino la periferia di Damasco, pensate un po'. Quindi è vero, l'Occidente è responsabile, noi non siamo relativisti, non siamo neanche di Italia Bosco, abbiamo fatto un articolo, se volete andatelo a vedere, su Marco 21, c'è un'altra fonte che secondo me merita. Non siamo Italia Bosco, sì, con la camicia a scatti, ma non trancio mai cosa c'è. Provo a esercitarmi su un'analisi concreta che si basi su dati concreti di realtà. Io penso che sia in atto anche in Ucraina un attacco imperialistico, e visto la vittoria in una applaudire a Euromaidan, abbiamo il problema della Siria, vedete che la distanza è su una cintura, ci sono Waffen SS che sfidano paesi come sono eretici, quelli che da noi nel 5 aprile, quei pochi che sono rimasti e scendono in piazza da noi, là invece al contrario sfilano perché appartenevano alle SS. Abbiamo dei libri anche sull'Ucraina, Ucraina Donbass, andatevelo a vedere. Qui c'è la documentazione di come la NATO ha addestrato la Guardia Nazionale Ucraina, giusto Marco? Qui c'è la presa di campo. Si sceglie, terzo mandato, occorre schierarsi, aveva ragione Antonio, il grande Gramsci sa, bisogna prendere il corpo, bisogna prendere parte, bisogna essere partigiani, scusate il fervorino, ma ve lo dico.